Benvenuti ai podcast della 44esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. L'argomento del nostro primo episodio è Inviati di guerra, l'Ucraina vista dal fronte. Su questo tema ascolteremo Corrado Zunino, giornalista ed inviato del quotidiano La Repubblica, ed Alessio Lasta, giornalista ed inviato di La Sette. Buongiorno, benvenuti a tutti. Sono Alessio Lasta, inviato di Piazza Pulita, la trasmissione di approfondimento di La Sette, e sono qui oggi a Ischia, appunto al premio Ischia, insieme ad un collega, anche lui inviato, giornalista di Repubblica, Corrado Zunino. Benvenuto Corrado, benvenuto a questo podcast. Allora, il tema è, diciamo, l'ambizioso sin dal titolo, inviati di guerra all'Ucraina vista dal fronte, perché io e Corrado siamo stati in Ucraina, lui a dire la verità c'è stato più volte di me, c'è stato 5 volte credo, io ci sono stato all'inizio del conflitto, e Corrado, la cosa che mi aveva colpito proprio arrivando a Kiev, io ero arrivato il 14 di febbraio, quindi 10 giorni prima dell'invasione russa, era questa differenza di visione rispetto all'ipotesi della guerra e all'ipotesi dell'invasione, cioè le classi, diciamo così, diremo noi oggi più istruite, con più capacità di spesa, mi guardavano e mi dicevano quasi sorridendo, siete venuti anche oggi a raccontare l'invasione che non c'è. Invece le classi meno istruite, con meno capacità di spesa, forse quelle che avevano davvero più paura di quello che sarebbe potuto accadere, andavano nei boschi il sabato a esercitarsi, a sparare. E mi aveva colpito questa differenza. Non so se a te era capitato, proprio nei primi giorni del conflitto, di avvertire questa sensazione, questo scollamento della realtà, proprio all'interno della popolazione ucraina, e poi naturalmente lo scollamento delle nostre redazioni, che forse dall'inizio non avevano pensato che sarebbe stata una guerra tradizionale, si parlava di cyber war, di cyber attacco. Io ho visto quelle classi borghesi uscire dall'Ucraina il giorno dopo, il 25 febbraio. Io sono partito all'alba del giorno dopo della dichiarazione di Putin, che hanno parlato, quindi 24 ore dopo, per i primi 8 giorni mi sono dedicato ai profughi. E ho fatto tutti i confini polacchi, tutti i varchi polacchi da nord a sud, e vedevo queste automobili di buona fattura caricate oltremodo con 6, 7, 8 persone, con i nonni a bordo, con i gatti, con i cani, che davano la netta sensazione, noi ci eravamo abituati negli ultimi 15 anni, 20 anni, ai profughi siriani, ai profughi sui barconi, sui barchini. Questa era davvero il popolo europeo che si spostava, 8.200.000 persone nei primi 40 giorni che uscivano dal respirare. Dopo i primi 8 giorni ho insistito con i miei, sono un passo da Leopoli, fatemi entrare, il richiamo della guerra giornalisticamente è molto forte, e ho visto la prima città borghese, Leopoli, una città bellissima, una città che tutt'oggi speriamo rimanga così, non è stata toccata dai bombardamenti. Forse la più europea, no, Corrado, delle città ucraine? La più europea, forse addirittura anche la più nazionalista. Il grande sentimento antisovietico cresce nell'area ovest, nel centro ovest dell'Ucraina, e sarà la città l'hub che aiuterà da una parte i profughi accogliendoli, dall'altra parte i soldati inviando cibo, vestiti e probabilmente in maniera clandestina un po' di armi da Leopoli verso il fronte. Senti Corrado, per tornare, diciamo così, ai fatti di maggiore attualità, la guerra, come si sa, in qualche modo nell'opinione pubblica rischia il forte stallo, cioè rischia che ci si assuefaccia alla guerra, che non sia più interessante, di fatto anche nelle nostre pagine dei giornali o nelle nostre trasmissioni, in qualche maniera, come diciamo in gergo, il tema è un po' più basso, no? È un po' più tenuto nelle pagine non troppo principali. Queste ultime settimane di conflitto hanno riportato invece l'attenzione a quello che è un fronte particolare importantissimo, che è quello di Zaporizhia, cioè il fronte sud, e lo stesso Zelensky ha ammesso una difficoltà sul piano appunto militare, soprattutto nella riconquista di quello che simbolicamente è un avamposto importantissimo, simbolico, non solo simbolico ma anche proprio militarmente strategico. Tu pensi che riconquistare Zaporizhia possa essere possibile, riconquistare appunto quel territorio, entrare quindi nelle linee che in questo momento sono le linee di contatto dei russi?
Una cosa brevissima sulla sua fazione. Io credo che di Ucraina si sia parlato veramente per le prime 3 settimane, ma questo è una questione dell'informazione contemporanea. Si parlò di 3 settimane anche dell'abbattimento delle Torri Gemelle, un film di fantascienza diventato giornalismo. Io sono quando sono tornato dalla mia prima missione, 41 giorni, sono tornato a Roma e si parlava esattamente di quello che si parlava prima dell'Ucraina. Quindi il problema dell'assuefazione è stato un problema molto rapido. Per quanto riguarda la controffensiva, è di oggi l'informazione che ci ha dato la CNN, che il Dipartimento di Stato americano è fortemente critico nei confronti di questa nuova controffensiva ucraina. Non sta dando i frutti che si sperava, ci sono moltissime perdite, ma era immaginabile che un esercito russo che le ha oggettivamente buscate nella prima parte della guerra, laddove ha preso le posizioni, le abbia fortemente fortificate, abbia fatto dei bunker, delle larghe piazzole di cemento e abbia, e quello ha trasformato l'Ucraina nel posto più pericoloso del mondo, abbia riempito queste difese di mine. E quindi sarà un grosso problema a riuscire a sfondare a sud e ancora una volta ad est. Però c'è da dire che in questi 16 mesi, domani è appunto il 24, ricorrono i 16 mesi dall'invasione, l'esercito ucraino ha avuto modo di potersi formare, ha avuto modo di potersi formare secondo i protocolli NATO, per esempio, ha avuto modo di poter in qualche maniera incrementare la propria capacità militare sul campo, no? Tu pensi che, per esempio, questo possa fare la differenza oggi nella situazione in cui ci troviamo? E un'altra domanda è relativa alla diga Kakhovka, cioè che è stata fatta quella diga che appunto è stata fatta saltare, che ha creato la catastrofe e non solo una catastrofe militare. Ecco, che valore simbolico può avere la diga, il crollo della diga? L'esercito ucraino è sicuramente molto cresciuto. L'esercito ucraino e il popolo ucraino hanno sorpreso i russi che erano arrivati sull'aeroporto di Hostomel a nord di Kiev, avendo i paramenti della sfilata della vittoria in valigia, credevano davvero di prendere Kiev in 3 giorni e sono stati per la seconda volta sorpresi dalla prima controffensiva, quella che è arrivata nella tarda estate del 2022, inizio in autunno, che ha portato a incunearsi ad est, a liberare Liman, a liberare parte della regione di Kharkiv e a prendere l'11 novembre anche Kherson. E tra l'altro gli ucraini hanno iniziato ad utilizzare armi con cui non avevano dimestichezza, hanno dovuto imparare gli HIMARS, per esempio. Tutto questo probabilmente in questo momento non è sufficiente per riprendersi quel 15% di territorio che dal Dnieper va verso est, su cui in questo momento, in questi 16 mesi, sono allocati i russi. E quindi da lì nasce l'ulteriore domanda. E adesso si fa come dicono i polacchi, che pensano un intervento diretto da molti mesi e che sono frenati dagli americani? Oppure si tiene una politica alla Macron per cui assolutamente no fly zone, soltanto armi? Questo è il grande interrogativo dell'Occidente di fronte alle difficoltà che sono comprensibili della seconda controffensiva ucraina. Per quanto riguarda la diga, io ho la sensazione, ma questo l'ho vissuta da lettore e con qualche informazione da lontano, perché non ero in Ucraina in quel momento, che sia un'azione di guerra sfuggita di mano agli stessi russi, che non avrebbero voluto arrivare a questo tipo di risultato. Avevano minato da tempo la diga, ci sono alcune intercettazioni che fanno pensare che non avrebbero voluto questo livello di allagamento, che tra l'altro è entrato anche in territori che loro controllano. Quindi è una specie di eterogenesi dei fini, insomma, rispetto a quello che era il programma iniziale. Capita spesso in guerra, capita in questa guerra, è capitato anche nella mia personale esperienza luttuosa in cui le informazioni non sono verificate fino in fondo, la tenuta di un'infrastruttura non la si conosce fino in fondo, si devono fare alcune cose con troppa velocità e altre con troppa lentezza, e gli errori in questa guerra ci sono tutti i giorni. Tu dicevi prima, insomma, ponevi una domanda, no? La ponevi in filigrana, io la esplicito. Tutti si chiedono, insomma, quando
quando finirà questo conflitto? È la domanda delle domande. Ma mi ha sorpreso un'intervista che ho letto su Limes da parte dell'analista geopolitica Greta Cristini. Intervista a Mikhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente Zelensky, che si apre proprio con questa domanda: quando finirà la guerra? E Podolyak dice in sintesi sostanzialmente che la fine della guerra non dipende solo da motivi militari, ma anche da motivi esterni. E in particolare lui si concentra sulla supposta sudditanza che in qualche maniera l'Unione Europea avrebbe nei confronti di Putin, di cui non riesce a capire fino in fondo le mosse strategiche, per cui Mosca e la Russia rimangono degli elementi, insomma, ancora incogniti per gran parte. E quindi questa sudditanza nei confronti di Mosca porrebbe anche grosse difficoltà diplomatiche tra Kiev e le cancellerie europee. Tu che ne pensi? Io penso che l'Unione Europea abbia preso le misure in questi mesi a Vladimir Putin, cosa che non aveva fatto con l'invasione della Cecenia, cosa che non ha fatto durante i terribili bombardamenti della Siria, cosa che non aveva fatto prima dell'alba del 24 febbraio 2022. Non si è mai avuta, ma nella storia non solo militare, anche in pace dell'Unione Europea, una reazione così unita, delle sanzioni accettate da quasi tutti i membri dell'Unione Europea e sicuramente dall'Unione Europea più il mondo anglosassone. Io credo che piuttosto i problemi sul campo siano: Vladimir Putin non ha nessuna intenzione, non ha mai avuto un secondo di dubbio nel voler trattare. Per lui la presa dell'Ucraina in un primo tempo e in questo momento di quello che ne rimane, e che comunque sarebbe per la Russia uno sbocco al mare, che è il problema storico della Russia ed è una zona, prima che lui la distruggesse, molto importante su un piano industriale e minerario, quella che ha in mano la Russia. Ecco, Putin vorrebbe congelare la situazione a questo livello, tenersi quel 15% di territorio e assolutamente non risollevare la questione della Crimea, mentre gli ucraini sono sinceramente convinti e hanno da questo punto di vista tutta la legittimità di doversi riprendere quei territori. Loro pensano anche di andare oltre, forse questo è un azzardo, cioè andare a riprendere anche la Crimea. Questo è il vero problema: quando finirà? La Russia sa che sta armando i suoi uomini, usando anche coscrizioni tra civili selvagge, portando al fronte dell'est persone impreparate, diciottenni, cinquantenni col diabete, ma sa che sta sovvenzionando l'esercito con un debito strutturale. La Russia sa che si sta impoverendo con questa guerra, ma gioca sul fatto che dall'altra parte potrebbe non durare all'infinito, ancora per lungo, la pazienza dell'Occidente di fare debiti per aiutare gli ucraini. C'è anche il grande tema di che cosa accadrà dopo, nel momento in cui si dovesse raggiungere la pace. Sempre Limes fa questa intervista interessante a Dmytro Razumkov, che è l'ex presidente del Parlamento ucraino, e Razumkov si concentra su quelli che sono i rapporti tra Russia e Ucraina, proprio perché i due paesi sono confinanti e proprio perché appunto alla fine dell'ostilità in qualche maniera si dovranno ricomporre i rapporti. E Razumkov nega proprio con forza questo, dice testualmente: ci vorranno molti decenni prima di arrivare a una riconciliazione o pacificazione, tentativi di contatto con i russi, perché non si possono dimenticare tragedie quali quelle di Bucha, Kherson, Irpin, perché sono tragedie che ricordano la Seconda Guerra Mondiale, ovvero il tentativo di un popolo di annettarne un altro. La sopravvivenza dell'Ucraina, dice sempre Razumkov, è possibile solo all'interno dell'Unione Europea ed la NATO. Ora, questo è un tema che innerva la guerra dall'inizio del conflitto e che per molti versi alcuni ritengono essere il casus belli. Tu pensi che davvero l'Unione Europea è pronta ad accogliere l'Ucraina dentro i propri confini, nella propria area di influenza, e la stessa cosa la NATO? Ritengo di sì. Da una parte questo è un destino dell'Ucraina, alla quale nel 1991 si è data la sua indipendenza con un referendum, ha scelto di essere un paese a sé stante. E quindi definirlo, come ha continuato a farlo Vladimir Putin, una Russia di serie B, sì, è, come dicono gli studiosi italiani, all'Andrea Graziosi, un professore che ha insegnato sì, sia a Mosca che a Yale, un'istanza genocidaria. Non puoi negare a un popolo di essere un popolo. Questo popolo, tra l'altro,
Negli anni 90, per lavorare, perché l'Ucraina è stato un paese lungamente povero e lo era anche al 23 febbraio, relativamente povero, gran parte di queste persone sono andate a lavorare in Russia, a Mosca, nei paesi confinanti degli anni 90. A partire dagli anni 2000 sono venuti in Occidente e hanno deciso dove volevano stare, hanno comunicato ai loro figli come si viveva in quel posto. Hanno, i giovani crescono con la faccia rivolta a Parigi, a Londra e anche a Roma. E questo è il punto di vista ucraino. Loro vogliono davvero avere un destino europeo e non orientale. L'Europa, all'Europa interessa, conviene, serve prendersi l'Ucraina? Sì, perché gli ucraini sono i primi che si ribellano alla politica imperialista, non della Russia, della Russia di Vladimir Putin, sono i primi. E sono stati quelli che, facendolo per una volta, hanno fatto capire che Putin può essere fermato e che in generale l'esempio di Putin, perché abbiamo gli Erdogan nel mondo, abbiamo i presidenti della Corea del Nord nel mondo, Putin è un pessimo esempio per le democrazie, per la democrazia nel mondo. E dobbiamo anche dire che la possibilità di trasformare, speriamo presto, l'Ucraina in un grande cantiere di ogni genere serve a tutti, serve agli ucraini e serve agli europei. Veniamo adesso al nostro lavoro di inviati, Corrado. Tu eri arrivato il 24 aprile in una delle tue missioni in Ucraina insieme al tuo fixer Bogdan Bitik, che tu chiami il mio amico Bogdan. Eri arrivato a Mykolaiv con l'idea di muoverti verso Kherson, ricordo bene, per raccontare la controffensiva ucraina. C'era poi tutta la questione appunto del ponte Antonovsky, che è il principale ponte che collega le due sponde del Dnipro a Kherson. Tu in quelle circostanze, insomma, hai cercato di andare a vedere, a verificare come fa un inviato, qual era la situazione della controffensiva ucraina, ed è successa la tragedia. Ci puoi raccontare quel 24 aprile? Sì, il 24 aprile siamo a Mykolaiv e poi l'accadimento avviene il 26 aprile, due giorni dopo. Il giornale mi aveva dato tre giorni di tempo per lavorare su questo aspetto, perché teneva molto a spiegare in quei giorni in cui si continuava a dire è partita, sta partendo la controffensiva ucraina, in che cosa potesse consentire. Ovviamente non è un pezzo facile, è un segreto militare, una controffensiva. La mia e la nostra intenzione, perché decidevamo tutto insieme, io e Bogdan Bitik, non era quella di arrivare fino a Kherson, ma di andare verso il sud. Lì è accaduta uno di quegli errori di cui parlavo prima. Ben tre checkpoint, quei luoghi dove ci sono delle sbarre e dei militari a chiederti se hai la documentazione, si sono alzate le sbarre e ci hanno detto potete andare, Kherson è aperta. E quindi noi siamo andati oltre le nostre intenzioni. Poi Kherson era una città non distrutta, come sa chi si è abituato a lavorare nel Donbass, nell'est. Quel giorno non c'era battaglia, c'erano civili per le strade, c'erano persone a piedi in bicicletta che passavano sotto il ponte Antonovsky, quindi questo ha creato una situazione di minor allarme. Cioè vi rassicurava questa situazione, insomma, no? In qualche maniera quando si è lì sul campo e si sentono più fonti, in qualche maniera la situazione che direi quasi respiri, no? Tocchi proprio quasi sentendola, annusandola, in qualche maniera vi lasciava tranquilli. Ci lasciava meno preoccupati di quella che avrebbe potuto essere invece un'area in guerra. Abbiamo preso le ultime accortezze, ci siamo avvicinati in macchina dietro le case, abbiamo controllato, abbiamo messo poi la macchina un po' coperta sulla rampa e abbiamo provato a girare un video sul ponte Antonovsky. Mentre ci siamo avvicinati all'inizio del ponte dalla parte ucraina, sono usciti due militari ucraini dal pilone destro che avevano trasformato in una garitta, nell'ultimo checkpoint, e ci hanno detto andate via. Io sono immediatamente, ho voltato le spalle, diciamo così, ai russi, a quelli che avremmo scoperto essere i russi, che poi c'erano ancora, vi erano formazioni anche discordanti su questo, e Bogdan è rimasto invece col petto esposto a quelli che avremmo scoperto essere cecchini russi, e io l'ho visto cadere davanti a me mentre ho sentito quasi contemporaneamente bruciare la mia spalla.
e ho capito dopo che il proiettile che ha attraversato la mia spalla, fortunatamente non toccando organi importanti, è quello che ha colpito lui e lo ha ucciso. I fixer sono persone che condividono la vita dell'inviato, che in qualche maniera sono una specie di alter ego dell'inviato, che molte volte frenano l'inviato o nel momento in cui magari le richieste sono o oltremodo, insomma, consentono, diciamo così, non consentono di poter realizzare un servizio, per esempio, in sicurezza, oppure magari sono le persone che attraverso la loro conoscenza del territorio e delle fonti ci aiutano. Tu che hai definito Bogdan un amico, credo forse prima che un fixer, ce lo racconti un po'? Che persona era? Era una persona speciale perché noi ci siamo conosciuti in treno nella tratta Leopoli-Kiev. Lui aveva vissuto molto all'estero, in Indonesia, aveva due lauree, aveva anche una visione molto particolare, anche un po' critica rispetto al suo popolo. L'Ucraina gli stava un po' stretta. Io avevo capito di avere una grande sintonia con lui, parlava bene in inglese, era infaticabile la guida, aveva tutti quegli elementi che ti aiutano a fare bene il tuo mestiere, e poi mi ci trovavo chimicamente bene in queste lunghe traversate in cui si parlava di tutto. Però mi ricordo che dopo la prima missione, quando mi trasferì al sud, gli chiesi di non venire con me, gli dissi: guarda, mi scelgo una persona che il sud lo conosce, perché lui c'era stato in estate, ma non era sul territorio. Hai detto adesso Michel? No, avrei scelto una persona per quel periodo della prima missione in cui stavo a Mykolaiv, Odessa, diversa, avrei scelto uno locale, così feci. Però poi mi sono reso conto con la seconda, terza, quarta, quinta missione che le qualità naturali di Bogdan, la nostra capacità di stare insieme anche in qualche maniera, in maniera personale, e mi portavano a scegliere lui anche quando eravamo fuori da Kiev, anche che quando eravamo in territori non perfettamente conosciuti. Mi chiedo oggi se questo sia stato un errore, ma non abbiamo mai fatto nulla che entrambi non volessero. Ogni decisione era presa insieme. Ecco, infatti, in qualche modo, quando sei in contesti, insomma, di guerra, ma in generale, no, fa parte del lavoro dell'inviato mettersi di fronte ai fatti che accadono, essere testimone del presente, ascoltare le fonti e poi prendere delle decisioni. Prendere delle decisioni non è mai facile. Spesso ci accusano di essere travolti dalla storia che raccontiamo. Nei fatti dell'Ucraina ci accusano di avere molte volte una posizione influenzata da quelle che sono le posizioni ucraine. Però io credo, e dimmi se sei d'accordo anche tu, che la testimonianza sul campo, la possibilità di vedere e raccontare, funzioni anche da testimonianza fattuale, utile nel momento in cui poi si vanno a ricostruire i fatti. Cioè, oggi non ci sono solo i satelliti della Maxar, che per esempio ci consentono di capire a Bucha che cosa era successo e quindi di sfatare la propaganda russa che diceva, te lo ricorderai, il ministro degli esteri, Lavrov, diceva appunto che si trattava di comparse pagate $50, ecco, ci consente proprio di vedere con i nostri occhi e di riportare agli occhi del pubblico, che non è lì con noi, dei lettori nel tuo caso, del pubblico nel mio caso, proprio quello che noi abbiamo visto. Io per esempio ricordo il 7 di marzo, mi trovavo in questa piccola località, Irpin, no? vicino a Kiev, a nord-ovest di Kiev, e ero in quel momento nella safe zone, cioè nel lato della città di Kiev, e vedevo arrivare i profughi che scappavano da Irpin, e improvvisamente intorno alle 4 del pomeriggio del 7 di marzo, lo ricordo benissimo, vedo arrivare una donna sulla cinquantina, lo sguardo allucinato, lo spavento proprio nel proprio sguardo. Aveva percorso 3 chilometri a piedi sotto l'artiglieria, sotto i razzi, è una corsa per la vita, con in mano tutto quello che aveva potuto salvare dalla sua povera casa, e terrorizzata, piangendo, assistita da, ricordo, un'operatrice della Croce Rossa, aveva detto, e questo lo so per certo perché me lo sono fatto tradurre apposta e glielo abbiamo richiesto un'altra volta, che all'altezza temporale del 7 marzo Bucha aveva visto cadaveri per strada, cadaveri di civili per strada. Ora, visto che i russi ammettono loro stessi di aver occupato Bucha fino al 30 di marzo, è chiaro che quei cadaveri, dobbiamo pensare che i satelliti mentono e che le testimonianze
peraltro in buonissima fede, di una donna spaventata, di una donna che quindi aveva visto l'orrore da fronte ai propri occhi, ecco, a meno che noi non pensiamo che tutto questo sia falso, quei cadaveri di civili sono cadaveri causati dai russi, cioè causati dall'occupazione russa. E io credo che questo sia un caso emblematico, e a te saranno capitate altre occasioni, per cui la figura dell'inviato diventa fondamentale, per cui anche la presenza di una testimonianza di un inviato diventa fondamentale nella ricostruzione che ci sarà dopo, o magari più completa, dei fatti. Che ne pensi? Ne penso due esempi. Se io non fossi stato in Ucraina non sarei riuscito a ricostruire attraverso telefonate, attraverso testimonianze che faticosamente riuscivo ad ottenere, la grande bugia dei russi rispetto al bombardamento della ginecologia di Mariupol. Forse ricorderete, certo, che avevano raccontato che la donna che si è salvata, un'altra morirà insieme al bambino in grembo, in quelle meravigliose foto del premio Pulitzer che ho intervistato a sua volta ucraino, la donna che si è salvata era stata definita come una commediante, una blogger. In realtà quella donna, che nella sua era una giovane donna che sui social in tempo di pace amava mostrare i vestiti della sua cameretta, era incinta di un bambino ed era in un reparto di ginecologia bombardato dai russi. Ci sono le foto con il fotografo ucraino dentro il cratere. Quello è una bugia che non è facilmente ricostruibile, dimostrabile, se non sul posto perlomeno non ti sei fatto un certo numero di fonti. La seconda è una bugia, non è una bugia, è una testimonianza diretta. Sono tornate nel cuore dell'Europa le torture, in particolare a Kiev, Bucha, Irpin, e a Kherson, nel sud preso dai russi. Io ho intervistato e ho avuto dimostrazione della bontà delle parole di quest'uomo, un uomo che è stato torturato con i fili elettrici. Non ce lo saremmo più aspettato nella storia della civiltà europea e umana, ma è accaduto questo. Senza avere degli inviati sul posto è difficile ricostruirlo. Mi permetto di dirti velocemente un'ultima cosa. Siccome sono molto sensibile alla questione, noi ovviamente abbiamo una tensione giusta, naturale, verso la verità, ma non siamo dei notai. E quando vedi le immagini del popolo ucraino che si ribella a un'invasione, questo ti entra dentro. Non vuol dire essere dei partigiani nel raccontarla, ma ci si mancherebbe di un elemento centrale nel racconto se non ne tenessimo conto. E tutte le volte, io sono andato a volte in missione, definiamolo embeddato, con l'autorità militare, altre volte mi sono cercato ambulanze, milizie, certo, torpedoni, e a volte mi sono mosso da solo, e questo mette più in difficoltà la tua sicurezza. Quindi ho sempre cercato fino in fondo di capire che cosa succedeva davvero, e una certa idea me la sono fatta. Bene, ci avviamo alla conclusione di questo podcast. Ringrazio il premio Ischia per aver posto l'attenzione su un argomento così importante come quello della figura dell'inviato e poi l'attualità dell'Ucraina. È bello perché si aprono, al di là del premio che ha una valenza istituzionale, anche dei tratti di realtà che entrano dentro le case di chi ci ascolta, e mi piace finire, Corrado, con una frase del decano, potremmo dire, degli inviati di guerra, Ettore Mo, grande inviato del Corriere della Sera, che quest'anno ad aprile ha compiuto 91 anni, e la frase è questa: io mi sono messo su una strada dalla quale in qualche modo non posso più uscire. Se tu ti metti in questa rotaia della disperazione umana, e quindi delle guerre e delle tragedie che avvengono, non è che la puoi abbandonare perché il treno si ferma alla stazione e dici adesso scendo e vado a farmi un picnic a Roma o dove vuoi. Quello che vorrei dire è che scatta un certo meccanismo. Di Bogdan Bitic, grazie a voi che ci avete ascoltato, state con noi, continuate a sentire i podcast che si possono risentire sui canali social del Premio Ischia, e poi ascoltate naturalmente tutti i podcast che verranno in questi giorni.